Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto un metodo per fare 4 outfit buggati, quindi 4 merge raga, e lo faremo con il creatore, quindi perderete tutti gli outfit che avete sul primo PG tranne uno che sceglierete. Io userò questo bianco, mi piace raga, non lo voglio perdere e quindi me lo seleziono. A questo punto potremmo iniziare con il glitch, raga. Vi voglio ricordare che faremo questi 4 outfit e poi ne potremo fare veramente a decine diversi. Quindi iniziamo subito con il glitch, andiamo alla gestione dei personaggi, ragazzi. Se siete invece su old gen ci sarà scritto seleziona personaggio. Va bene per tutte le console, ragazzi, old e next. Quindi quando siete in questa schermata, raga, semplicemente dovete andare a creare il secondo personaggio femmina, perché faremo i completi buggati sul maschio. Se già avete il secondo personaggio, lo andate a cancellare, raga, come faccio in questo momento io, e poi lo andrete a ricreare. È fondamentale, bisogna fare sempre il personaggio secondario nuovo per fare questo glitch, raga. Piccola parentesi, se siete su next gen, quando andate alla gestione del personaggio, raga, non vi dà questa schermata ma ve ne dà un'altra diversa, vuol dire che avete buggato i slot, ma non è colpa vostra, è colpa di Rockstar. Cosa fate? Andate in storia, sovrascrivete un nuovo personaggio secondario, raga, tornate sul primo e a questo punto poi fate lo step come vi ho spiegato. Comunque a questo punto, una volta che siamo qua raga, creiamo il secondo personaggio femmina. Non ce ne frega fare un bel personaggio, quindi facciamo salva e continua e ce ne andiamo online. Ragazzi, se piano piano la mia voce sta iniziando a salire è perché mi ero svegliato da poco e ora sto iniziando a prendere conoscenza con il mondo. Comunque, una volta fatto salva e continua, spawneremo online, ragazzi. Quindi a questo punto apriamo subito il menu di pausa e controlliamo che abbiamo visibili i negozi di outfit, raga, perché può capitare che si buggano e non li abbiamo visibili. A quel punto semplicemente dovete fare start online e fate trova nuova sessione, cambiate lobby, vedrete che li avrete di nuovo. Quindi a questo punto, raga, andiamo direttamente in un negozio di outfit e ci mettiamo la passiva, perché tanto arriverà sicuro il cagacazzi di turno. Infatti, guardate un po'. Una volta arrivato dal negozio di outfit, neanche il tempo di capire da che parte ero girato, è arrivato cagacazzi di turno, raga, a fracassarmi la wallera. Ma nessun problema, potete poi tranquillamente andare a cambiare, raga, la sessione. Anzi, io vi consiglio, quando spawnate nella pubblica, di fare start online, trova nuova sessione e ve ne andate in una sessione a inviti, raga, così non vi possono uccidere e non rischiate di sbaggare il tutto, perché veramente andiamo a cancellare i nostri outfit e tutto il resto, poi arriva il primo stronzo, veramente sarebbe da tagliarci le mani a quel pezzo di merda. Quindi a questo punto, una volta spawnati nella sessione inviti e siamo all'interno di un negozio di outfit, potremmo iniziare a fare i nostri 4 outfit, i nostri 4 merge, per tirare fuori degli outfit carini. Quindi entriamo dentro, raga, e andiamo subito dalla parte alta degli outfit. Una volta che siamo arrivati qua, raga, ascoltatemi bene, perché se sbagliate un componente cambia tutto. Quindi andiamo a cercarci i bustini numero 55 e poi andiamo sul numero 13, raga, e mettiamo questo azzurro che si chiama foglie di tè, bustino pizzo foglie di tè. A questo punto, una volta selezionato, cosa dobbiamo fare? Torniamo indietro una volta, raga, e andiamo a cercarci le giacche tattiche, che rimane il numero, raga, 14. Controllate, perché non è sempre uguale per tutti. Dopodiché, raga, andiamo a cercarci questa qua grigia, smanicata di lana sabbia, la numero 30 di 79. Guardate bene quale è, guardate anche il numero, perché vi ripeto, potrebbero essere diversi. A sto punto andiamo su pantaloni sportivi, raga, e ci mettiamo il primo, maculati, questi qua, questi verdi, non possiamo sbagliarci.
andiamo dalle scarpette, andiamo su stivali, raga. E una volta che siamo su stivali, dovremo andare a mettere questi qua viola, numero 43 di 92, ma controllate sempre. Adesso cosa facciamo? Andiamo a metterci i guanti. Quindi andiamo qua dagli accessori, andiamo su guanti e ci andiamo a mettere quelli tattici, ragazzi, bosco chiaro. Come sempre, come si faceva su One, si fa anche qua su Next, raga. Adesso andiamo a salvarci l'outfit. Andiamo qua dal bancone, raga, lo salviamo nel secondo slot e lo chiamiamo C1, completo 1, lo potete chiamare M1, merge 1, un po' come vi pare, in modo che comunque sia li riconoscete. Io lo chiamerò C1, raga, completo 1. A questo punto cosa facciamo? Andiamo dalla parte alta degli outfit di nuovo, raga. Andremo a cercare questa volta le giacche da lavoro e andremo a metterci questa qua arancione, la numero 31, raga. Non potete sbagliarvi. Guardate bene, una volta che avete messo questa giacca, torniamo una volta indietro e andremo a cercarci i bikini, raga. Una volta che abbiamo trovato i bikini, che dovrebbero essere i numero 52, andiamo a selezionare il numero 1, floreale nero. A questo punto, una volta fatto ciò, cosa facciamo? Torniamo una volta indietro, usciamo dal menu, andiamo su stile e apriamo la giacca, che trovate giacca nell'ultima voce dello stile. Una volta che avete aperto la giacca, dovremo salvare l'outfit. Non salviamo l'outfit sotto C1, ma ne saltiamo uno e poi andiamo a salvarlo e lo chiamiamo C2, completo 2, oppure M2, come vi piace di più a voi. A questo punto, una volta salvato anche questo outfit, raga, usciamo dal bancone e andiamo di nuovo dalla parte alta degli outfit. A questo punto andremo a cercarci magliette designer, raga, e poi andremo a selezionare questa qua, ragazzi, la numero 32, raga. Non potete sbagliarvi, c'è questa scritta rossa e bianca al centro, santo capra, strisce blu. Occhio, raga, perché potrebbe slittare anche questa in un altro slot, quindi guardate bene la maglia, santo capra con striscia blu, che invece è rossa, ma vabbè, dettagli. A questo punto, una volta messo anche questa maglia, raga, cosa dobbiamo andare a fare? Andiamo su giacche sportive, raga. Una volta che siamo su giacche sportive, dobbiamo andare a cercare questa, ragazzi, giacca qua. Guardate, anche troppo carina, mi piace. Questa qua, la numero 16, piumino sfumato vivido. Una volta che vi siete messi questa giacca, possiamo andarci a salvare anche questo outfit. Quindi, una volta che vi siete messi sta giacca, andate a salvare l'outfit, non salvate l'outfit nello slot sotto C2, ne saltate uno, raga, e poi scriverete C3. Quindi a questo punto, una volta salvato, andiamo nella parte bassa degli outfit, ragazzi. Poi andiamo su pantaloncini e andiamo a cercarci il numero 42, ragazzi. Una volta che ci siamo selezionati il numero 42, raga, cosa dovremmo fare? Semplicemente dovremo salvarci anche questo outfit. Ma a questo punto, prima di salvarlo, cosa facciamo? Andiamo su giubbotti antiproiettile, raga, e ci andiamo a mettere sul modello quello verde visibile. Poi a questo punto andiamo al bancone e salviamo l'outfit. Saltiamo uno slot e lo chiamiamo C4, ragazzi. A questo punto, una volta salvato, indovinate un po' cosa dobbiamo fare. Ci uccidiamo dal menu interazione, raga. Andiamo su ucciditi e una volta che ci siamo uccisi, quando rispawniamo, raga, dovremo andarcene al creatore. Quindi, niente di più facile, start online, raga, creatore Rockstar per next gen o creatore per old gen. Mi raccomando, non sbagliate, perché se no si sbagga tutto. Quindi a questo punto, una volta che siamo al creatore, raga, dovremmo creare una gara stunt. Per forza, è il nuovo after patch, non possiamo più fare il tutorial e saltarlo, raga, ma dobbiamo per forza creare una gara. Quindi andiamo su crea una gara, gara stunt, raga.
Una volta che siamo in questo menu dobbiamo togliere tutte le allerte, quindi andiamo piano piano a togliere il tutto. Mettiamo un titolo a caso, mettiamo una descrizione a caso, facciamo una foto a caso, raga. Non vi state a preoccupare di fare le cose fatte bene, perché non frega niente a nessuno, serve solo per fare il glitch, raga. Quindi a questo punto fate una volta cerchio B, selezionate il luogo di attivazione, è importante che il cerchio sia bianco, fate di nuovo la foto, raga, e poi andate a mettere i checkpoint, ne piazzate uno in modo che sia giallo e poi dovete fare 1 chilometro di distanza, guardate in basso a destra lunghezza giro. Io ora vado fino a qua, ne provo a piazzare uno, vediamo quanto è la distanza è circa 88, non va bene, la portiamo a 1,17, ora va bene, raga. A questo punto cosa facciamo? Vi consiglio di tornare una volta indietro e andare a vedere dove sono i giri, mettere un giro, così fate solo una volta. Una volta che avete fatto poi questo dovete provarla, raga. Io ve lo ripeto, andate in questa schermata sui dettagli e mettete un giro, perché tanto non serve farne due. Per forza, una volta settata la gara, la dobbiamo provare. E a questo punto, raga, una volta che abbiamo provato la gara e l'abbiamo completata, ci darà questa allerta. Accettiamo questa allerta e a questo punto saremo in questa schermata. Senza toccare nulla, raga, in questa schermata clicchiamo il menu di pausa e andiamo alla selezione del personaggio se siete su Hold, o gestisci personaggio se siete su Next. Quindi start online, gestisci personaggio, ragazzi. Non andate su gioca GTA online perché fate un danno. A questo punto, una volta che siamo spawnati in questa schermata, ascoltatemi bene, raga, perché rischiate di far danno. Allora, dovremo cliccare semplicemente una volta freccia destra e andare sul personaggio, quello di destra, quindi la femmina. Non vi potete sbagliare perché tiene il cartello tirato su, come potete vedere. A questo punto dovremo eliminare questo personaggio, ragazzi. Cliccate una volta X se giocate Xbox o quadrato, scrivete la parola elimina e a questo punto accettate. Ora non dovete toccare niente, raga, non dovete switchare i personaggi, perché se switchate il personaggio il glitch non funziona. Quindi state fermi così. Se siete su old gen, come vedete, cliccate in basso a destra o B o cerchio se giocate la PS per tornare in storia. Invece chi gioca da next gen, raga, dovrà prendere un invito in mira differente da un nostro amico. Ciò cosa vuol dire? Qualsiasi nostro amico che sta in un'altra lobby, ok, online, ci dovrà mandare un invito, ma se noi siamo in mira assistita lui dovrà essere in mira manuale. Se invece noi siamo in mira manuale dovrà essere in mira assistita. Quindi dovremmo farci mandare questo invito in mira differente, raga. Io accetterò l'invito e mi darà il recupero in basso a destra. A questo punto, quando accetterò l'invito, raga, non mi manderà online, ma mi manderà direttamente in storia. Quindi, come potete vedere, raga, questo è il caricamento di Next Gen, così siete sicuri che sta funzionando. Mi manderà in storia e appena io sono in storia e ho la possibilità di interagire col menu di pausa, cosa faccio? Start online, sessione solo a inviti, raga. E a questo punto, quando spawneremo in lobby, raga, se abbiamo fatto tutto correttamente, ci troveremo in questa situazione. Avremo il personaggio maschio con l'outfit di partenza. Quindi, per non perderlo, non toccate nulla, non aprite il menu interazione, andate direttamente nel negozio, raga, e lo salvate o nell'ultimo slot o nel penultimo slot, così non vi crea problemi, non vi dà fastidio. Quindi interagiamo direttamente con il bancone, raga, e andremo a salvarci l'outfit. Una volta che ci siamo salvati l'outfit, raga, come avrete già notato, ci sono per l'appunto gli outfit che abbiamo fatto sull'altro personaggio. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare, raga? Se noi andremo a selezionarli, questi outfit non si potranno vedere perché sono merge, sono buggati. Adesso vi farò vedere. Se vado su stile e ne seleziono uno o un altro, non mi dà assolutamente nulla. Perché, raga? Perché dobbiamo creare l'outfit. Noi così avremmo fatto solo i merge.
Quindi cosa dobbiamo fare? Ci armiamo di pazienza, ok ragazzi, di un amico che ci dà una mano, dovrà semplicemente entrare con noi dentro l'attività. Cosa facciamo? Prendiamo un outfit di partenza, raga. Quindi io adesso vi farò vedere con il completo Gorka cosa possiamo fare. Vi farò vedere un paio di esempi, raga, ok? Così vi sbizzarrite poi voi a fare i vostri outfit. E se vi piacciono questi contenuti, me lo fate sapere nei commenti e vi porterò più contenuti merge, più outfit in questa maniera, ragazzi. Quindi una volta scelto l'outfit di partenza, raga, non serve che usate le attività merge, quelle da aggiungere col social. Andate su Creati da Rockstar Versus e andate su quella nuova, questa qui ragazzi, che hanno aggiunto. È veramente una figata questa attività, perché ci permette di mergiare gli outfit e di vederli all'istante. E non serve per forza entrare, raga, per salvare l'outfit, ok? Ora poi vi spiegherò dopo. Quindi una volta entrati mettete completo in possesso, raga, e una volta che avete messo completo in possesso andate su attuale e switchate a destra. E guardate che figata, raga, questo è il primo. Se entreremo con i Jokers arancioni faremo la combo, raga. Poi andiamo avanti, guardate questo, se entriamo con i Jokers viola facciamo la combo, raga. Guardate invece C3, questo anche è stranissimo, raga. Guardate che bomba, se entriamo con... quello che vogliamo, creiamo un outfit buggatissimo. E invece il quarto ci metterà la tuta, raga. Ma se noi poi facciamo al contrario, come avete visto, mi si è immergiato il giubbotto. Perché, raga? Perché prima dell'outfit, questo qua buggato, avevo salvato nell'ultimo slot quello bianco. Quindi facendo al contrario si immergerà sempre qualcosa. Adesso vi faccio vedere un altro esempio, raga. Quindi a sto giro, raga, sono entrato con questo outfit e guardate cosa succede. Ora, switchando o a destra o a sinistra, a seconda di dove mettiamo l'outfit di partenza. Guardate che bomba anche questo qua, il beige, raga. Cioè, veramente una figata, guarda che si immerge al tutto. Vi faccio vedere un altro esempio ancora, raga, se vi può interessare. Sono entrato con questo completo integrale, raga, e guardate che figata che esce. Cioè, guardate anche così, guardatelo così. Vedete voi un po' cosa fare. Vi faccio vedere l'ultimo che secondo me ha del potenziale, raga, e poi ci salutiamo. Quindi io ora non ve lo sto a far vedere, ero entrato, raga, con questo outfit che è quello di Caio Perico. Ho scelto il completo da portare, sono entrato nell'attività. Una volta che sono entrato nell'attività ho quittato, raga. Quindi prendiamo un veicolo del civile come al solito, diventiamo membri o del CEO o dell'MC. Una volta che siamo all'interno del veicolo, cosa facciamo? Andiamo su stile, mettiamo lo stile dell'organizzazione e lo togliamo. E quando usciamo, sbadabam, guardate che bomba questo outfit, raga. E ditemi che fa schifo. Quindi ragazzi, se siete arrivati alla fine di questo video, io vi ringrazio. E niente, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate il Xavix e sbadabam, alla prossima. Ah, mi raccomando, se siete arrivati anche qua, raga, vi invito a vedere la nuova serie di esplorazioni che sta uscendo sul canale. Bella, raga, alla prossima. Pa, pa, pam, di.